cordiale buongiorno e benvenuto a tutti i nostri telespettatori per questa nostra prima edizione in diretta del nostro telegiornale. Iniziamo parlando di politica, infatti il centrodestra è sempre più in bilico nelle giunte di Biella e Cossato. Ieri sera si è svolto il direttivo provinciale del PDL. Falchi e Colombe si sono confrontati per decidere la linea da adottare. Obiettivo futuro, il ridimensionamento degli assessori leghisti. Come sempre la pagina politica è curata dal nostro Mattia Ferrero. È stato decisamente un direttivo provinciale davvero concitato quello andato in scena ieri sera. Sul tavolo i rapporti con la Lega Nord a seguito delle dimissioni di Roberto Simonetti da presidente della provincia di Biella. I falchi, che fanno capo Pier Giorgio Fava, hanno tentato di far passare la loro linea, ovvero far cadere le giunte di Biella e Cossato. A gettare acqua sul fuoco ci hanno pensato le colombe, gli uomini vicini al senatore Gilberto Pichetto, tra cui il sindaco di Biella Dino Gentile. Dopo ore passate a discutere è prevalsa la linea morbida dei pompieri pichettiani. Al momento quindi le giunte di Biella e Cossato dovrebbero essere salve. Quella siglata ieri però è una tregua labile. Nei prossimi giorni infatti il segretario provinciale del PDL Lorenzo Leardi incontrerà il numero uno della Lega Nord, Michele Mosca. Obiettivo della trattativa è quello di cercare di ridimensionare il peso degli assessori del Carroccio nelle giunte del capoluogo e di Cossato. I rapporti quindi tra PDL e Lega, i due maggiori azionisti dell'alleanza del centrodestra biellese, sono sempre più burrascosi. Parliamo ora di economia. Le fondazioni delle casse di risparmio di Biella e Vercelli potrebbero acquistare il 60% delle azioni della Biverbanca, ancora nelle mani di Monte Paschi di Siena. La banca toscana a giugno si era accordata con la banca astigiana per cedere la quota di maggioranza per 203 milioni di euro. Secondo accordi contrattuali, le due fondazioni della banca biellese e vercellese, che detengono il 40%, hanno tempo fino al 9 novembre per subentrare nella trattativa. E il 49,5% delle imprese getta la spugna entro i primi 5 anni di vita, sconfitte da un ambiente troppo spesso ostile all'iniziativa economica. Ma quel 50,5% di aziende che resistono a 5 anni dalla nascita vanno ad arrobustire un tessuto imprenditoriale che, nonostante la crisi, è tra i più vivaci del mondo. Secondo la rilevazione di Confartigianato, le piccole patrie dell'artigianato sono diffuse ovunque, ma in testa alla classifica nazionale vi è Piode, in provincia di Vercelli. Siamo un popolo di imprenditori, sottolinea il presidente di Confartigianato, Giorgio Guerrini, e lo dimostriamo a dispetto della crisi e dei tanti ostacoli che spengono le iniziative imprenditoriali. Per offrire un futuro alle giovani generazioni occorre facilitare la creazione di impresa e dare segnali concreti alle imprese già esistenti. E torniamo a parlare della provincia, infatti i lavoratori dell'amministrazione provinciale si chiedono quale sarà il futuro ed organizzano con le rappresentanze sindacali una giornata di mobilitazioni di presidi in diversi punti della città. Il personale delle province si mobilita per venerdì prossimo a Biella. Sono previsti diversi presidi a partire dalle 15 in Vitalia, ai Giardini Zumaglini, ancora presso il centro commerciale Gli Orsi. A comunicarlo le rappresentanze sindacali unite dalla provincia di Biella. L'iniziativa nel biellese avrà lo scopo di porre ai cittadini il problema di chi gestirà i servizi che oggi sono dati dalla provincia. Servizi essenziali come la manutenzione delle strade, delle scuole superiori, la tutela dell'ambiente, i servizi ai disoccupati. Il timore è che buona parte di essi vengano ridotti, con conseguente perdita di valore per il nostro territorio. Dopo il declino dell'industria tessile ci apprestiamo a vivere il declino di quella parte di economia locale che comunque è direttamente o indirettamente collegata ai servizi pubblici. I lavoratori della provincia di Biella vogliono quindi che siano garantiti i servizi ai cittadini biellesi e sia tutelata la professionalità acquisita in tutti questi anni in cui il nostro territorio, nonostante tutto, scrivono in una nota le rappresentanze sindacali, è rimasta una zona d'Italia dove valeva la pena viverci. E la Corte dei Conti ha bloccato lo stanziamento di 100.000 euro destinati alle Funivie di Europa. Lo scorso mese di marzo i soci della Fondazione Funivie di Europa avevano dato il via libera ad un contributo di 100.000 euro suddivisi tra Comune di Biella, Provincia, Camera di Commercio e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.
La cifra avrebbe dovuto sostenere le spese di manutenzione e di gestione degli impianti. Preoccupazione giunge da Gianni D'Adamo, presidente della Fondazione Funivie Europa. Mi auguro che la situazione si sblocchi al più presto, perché se così non fosse, si potrebbero avere delle ripercussioni sull'imminente stagione sciistica. Ed è stata siglata la convenzione tra Funivie di Europa ed ATAP. Nello specifico, il costo del biglietto indicato è di 4 euro e comprende esclusivamente il trasporto Biella Europa e ritorno. Ogni altro servizio è escluso dalla convenzione e conteggiato separatamente. E torniamo a parlare di Biella, dell'amministrazione della città. Infatti l'illuminazione è scarsa. Strade e vie cittadine sono illuminate a macchie di leopardo, mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni. Sono sempre più le segnalazioni che giungono alla redazione di Rete Biella riguardo la non sufficiente illuminazione di vie e strade centrali della città di Biella. Da alcuni giorni infatti si verifica una vera e propria illuminazione a macchia di leopardo. Alcuni tratti sono illuminati, altri invece no. Un problema questo da non sottovalutare, visto che ormai uffici, aziende, scuole hanno ripreso le loro attività in pieno ritmo e la mattina presto strade e vie cittadine sono prese d'assalto dai pedoni. La criticità della situazione si accentua poi con pioggia e nebbia quando guidare diventa davvero un'impresa quasi titanica. La nostra redazione ha immediatamente portato il problema all'attenzione dell'assessore alla viabilità Andrea Del Mastro, il quale ha spiegato: questo è sicuramente un problema da non sottovalutare. Vi sono strade e vie sotto la gestione diretta del comune e altri invece dipendono da Enel. Sarà mia premura, conclude Del Mastro, sollecitare uffici comunali e Enel a porre un rimedio alla problematica. Speriamo che una soluzione, diciamo noi, la si trovi nel più breve tempo possibile, visto che la tutela e la sicurezza di pedoni deve essere messa in primo piano se si vogliono rendere le nostre città più vivibili. Trivero, dove potrebbe aumentare l'IMU, l'imposta municipale unica. La decisione potrebbe giungere nel prossimo consiglio comunale. Per ora l'importo sulla vecchia ICI è fermo allo 0,51% per le prime case e allo 0,85% per le seconde abitazioni. La prossima rata andrà versata entro il 18 dicembre. E andiamo ora a Vigliano, dove prioritario è stato per la giunta del sindaco Sangalli la ristrutturazione della scuola media, che necessitava di un radicale intervento. Durante l'estate sono stati eseguiti i lavori per rifare completamente il tetto, dopodiché sono stati tinteggiati i locali interni che avevano subito danni dalle infiltrazioni. La spesa complessiva sostenuta si aggira intorno agli 89.000 euro. Il nuovo tetto, oltre agli standard di sicurezza, risponde pienamente alle esigenze di isolamento termico dell'edificio. E parliamo ora di sanità. Giovedì sarà la giornata nazionale dell'osteoporosi. A Biella si svolgerà un evento informativo aperto al pubblico all'Aula Magna dell'ospedale di Biella. Uno speciale sull'argomento andrà in onda questa sera alle 19.45 e alle 23.30. Un importante evento verrà presentato giovedì prossimo. Ecco, dottoressa, ce lo vuole spiegare lei? Sì, buongiorno. Giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17 presso la nostra Aula Magna andremo a celebrare quella che è la giornata internazionale dell'osteoporosi. Questa è una giornata estremamente importante che la nostra azienda celebra per la seconda volta. Già lo scorso anno ci siamo occupati di osteoporosi, la quale, come ben sapete, come sapranno tutti, l'osteoporosi è una delle patologie più frequenti dell'apparato osteoarticolare. Nello specifico, nella giornata di giovedì pomeriggio andremo a parlare fondamentalmente di quella che è l'attività che la nostra azienda sta portando avanti da diversi mesi. Nello specifico, dal mese di dicembre dell'anno scorso, la nostra azienda ha istituito un gruppo di lavoro denominato con l'acronimo di GIO, indicare gruppo interdisciplinare per la diagnosi, la terapia e la prevenzione dell'osteoporosi. Nello specifico, questo gruppo è costituito da, come dice già l'acronimo, da una serie di professionisti estremamente importanti nella nostra azienda, che hanno anni e anni e anni di esperienza nel campo dell'osteoporosi e che sono tutti quegli specialisti con cui viene a contatto l'utente che si ammala di osteoporosi. Ecco, all'interno di questo gruppo di lavoro, dicevo, ci sono tantissimi professionisti, dal ginecologo all'endocrinologo, all'geriatra, al fisiatra,
Non vorrei comunque dimenticarne qualcuno, anche perché sono veramente colleghi con cui lavoriamo ormai da un ventennio. Ma vi dicevo, quello che è importante in questo gruppo è che noi stiamo preparando delle procedure con le quali i colleghi medici della medicina generale, che fra l'altro sono componenti di questo gruppo di lavoro, lavoreranno a contatto con i pazienti per gestire queste problematiche, non tanto nel curarle, mi auguro, ma quanto soprattutto nel prevenirle. E poi un secondo punto importante, quindi una seconda novità che verrà presentata nella giornata di giovedì, è questo, ovvero alcuni componenti di questo gruppo di lavoro si sono messi in azione in questi mesi a preparare un progetto estremamente importante che noi abbiamo chiamato Progetto P. E classi dirigenti, sistemi di rappresentanza e futuro del territorio, il biellese al 2030. Questo è il tema dell'incontro, in programma oggi alle 15 nell'auditorium dell'Università aziendale del gruppo Banca Sella, in via Corradino Sella 6. Un tema che spingerà il relatore a munirsi, metaforicamente parlando, di una sorta di telescopio per cercare di guardare al 2030, individuando non solo l'eventuale fisionomia che il distretto biellese potrebbe assumere, ma cercando soprattutto di tracciare itinerari da seguire per la formazione della futura classe dirigente. L'incontro è stato organizzato da Federmanager in collaborazione con Banca Sella, Città dell'Arte, Comune Camera di Commercio di Biella, Fondazione CRB ed UIB. E spostiamoci a Cerrione, infatti il paese sta fortemente impegnato nella sensibilizzare i cittadini sul risparmio energetico. Un progetto di gemellaggio ha coinvolto i paesi di Villers, Villeneuve e Storrington. Grande successo a Cerrione per il progetto di gemellaggio Il Gusto del Risparmio, sostenuto dai fondi del programma comunitario Europa per i cittadini. Partner di Cerrione, i comuni di Pillenhofen della Germania, Storrington del Regno Unito e Villarest della Francia. Sabato ha avuto luogo il culmine della manifestazione con il mercatino e la firma ufficiale del patto e poi anche la prospettiva di progetti sempre più ecosostenibili. La cerimonia è iniziata in piazza con la firma ufficiale del patto di fratellanza e anche l'inaugurazione della Fontana d'Europa al ricordo della fratellanza che unisce i tre comuni europei. Siamo sempre più un comune europeo, ha sottolineato il sindaco Anna Zerbolo. E i tre giorni del passato weekend sono stati importanti per l'intera popolazione di Cerrione, che ha ospitato la delegazione e approfondito il tema del risparmio. Edizione da record che ha contraddistinto il 39esimo giro delle Cascine, che ha reso Gaglianico per un giorno protagonista regionale dell'atletica. È partito il 39esimo giro delle Cascine di Gaglianico! 323 sono stati classificati tra le varie categorie in gara per il 39esimo giro delle Cascine che si è disputato a Gaglianico. Manifestazione di corsa su strada inserita nel calendario regionale FIDAL. Ad organizzare la società sportiva locale AS Gaglianico 1974 con il patrocinio del comune. Il giro gaglianichese quest'anno ha offerto spunti di interesse ancora maggiori a quelli che hanno fatto la sua fortuna nelle passate edizioni. E l'edizione 2012 è stata dominata dal biellese Francesco Bona, in forza all'aeronautica militare, che ha sbaragliato la concorrenza percorrendo i 10 km in 31 primi e 23 secondi. Seconda piazza per l'atleta della Pod Valchiusella, Edward Young, 31 primi e 39 secondi, terzo per Andrea Tagnese del Custorino, 31 primi e 52 secondi. In campo femminile il successo è andato alla gaglianichese, magrebina di nascita, reduce da Londra 2012, Nadia Eafini. La portacolori di Runner Team 99 ha conchiuso la sua prova in 35 primi e 16 secondi. Fuori gara perché tesserati fuori ragione anche Elena Romagnolo e Valentina Costanza. Ad Alberto Mosca invece, portacolori della società del GS Orecchiella Gargagnana, è stato assegnato lo speciale trofeo Ezio Cappio.
Nella classifica a punteggio per le società si è classificata prima la società organizzatrice, che comunque da consuetudine si è esclusa dalla classifica, dunque il successo è andato alla Custorino con 2212 punti. E continuiamo con lo sport. Davide della Tommasina ha superato in finale Gilberto Giraudo e si è aggiudicato l'Open Doubler, che si è disputato sui campi del City Tennis di via Liguria Biella. Finale a senso unico, Davide della Tommasina si è aggiudicata la prima edizione dell'Open Doubler sui campi del Tennis Biella, un montepremi da 4.000 euro. Il toscano ha impiegato poco meno di un'ora per aver ragione del primo favorito della vigilia, Alberto Giraudo, sconfitto con il punteggio di 7-6. Salito da fondo con entrambi i colpi dalla Tommasina, anche in precedenza aveva sempre giocato sfide interminabili ed è stato bravo a cancellare le 11 pale break concesse. Grazie a 32 colpi vincenti è riuscito a volare, malgrado un servizio non ancora all'altezza dei migliori. È stato un torneo molto divertente, ha sottolineato il direttore del Tennis Biella Alessio Loglisci. Dividere in tre fasce ha dato la possibilità a tanti giovani di poter giocare. La finale, come spesso accade, non è stata all'altezza di tanti altri match visti in settimana. Della Tommasina ha meritato comunque il titolo e ancora, aggiunge Alessio Loglisci, mi ha colpito il quarantenne Musa, la classe non è acqua. Per il futuro, ancora aggiunge il direttore del tennis, mi piacerebbe organizzare un Futures da $10.000, spero che il consiglio possa avvallare la mia idea. E questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo che questa edizione del nostro telegiornale e gli speciali potrete ancora seguirli sul nostro sito www.retebiella.tv. Io vi do appuntamento alla prossima edizione, che è alle 19.15. Auguro a tutti buon pomeriggio.